Parliamo. Ciao. Ciao. Consigliere Scinicariello. Quelle osservazioni parzialmente accolte non vanno convinto. Alla fine non avete votato appunto la delibera del Consiglio di Supporto. È stato molto chiaro, la cosa ci crea molta sofferenza perché il punto, il porto serve anche a Gaeta, però ha chiesto pure che c'è bisogno anche di una linearità di atti che al momento lei ha detto pubblicamente non c'è. Beh, in realtà confermo la sofferenza perché l'infrastruttura portuale, il porto turistico, è una opportunità, non solo una necessità, è proprio un'opportunità per la città di Gaeta. È un fatto importante perché dei privati investono denaro sul territorio, creano sviluppo, creano indotto turistico, creano indotto lavorativo. Perché esserne contrari? Però noi dobbiamo evitare di cadere nell'errore di pensare che approvato un progetto abbiamo risolto. È stato evidenziato, e non solo da me, ma anche dal consigliere Davante, da altri consiglieri, che approvare questo progetto, con il rischio che il progetto non venga realizzato perché non dipende più solo dal Comune di Gaeta, è un rischio serio che noi insomma, stiamo correndo. Inoltre, non riusciamo in alcun modo a condizionare l'attività dell'autorità portuale, che rimane ferma e blocca gli iter amministrativi. Per di più, non ultimo, noi abbiamo votato una proposta di delibera. Il sindaco ribadiva, è un fatto puramente urbanistico, una variante urbanistica, tutte le osservazioni che erano contenute nella proposta di delibera erano osservazioni che prendevano in considerazione dei fatti relativi all'urbanistica, alle destinazioni urbanistiche di talune aree, a come si potevano gestire alcuni aspetti sempre di carattere urbanistico, e tutte sono state, tutte, sembra proprio il contentino, parzialmente accolte, ma senza sapere quale parte fosse accolta e quale no. Allora dico io, facciamo una delibera che in sé è pure contraddittoria, perché da un lato dice che i cantieri alla Piaia vanno valorizzati, dall'altro dice se ne devono andare. Allora, io sto votando un atto e io voglio capire quale atto voto. Il mio voto contrario è stato anche per questo motivo. E ripeto e ribadisco con sofferenza, perché né io né mi sembra gli altri consiglieri di minoranza, però poi ognuno esprime personalmente il proprio parere. Noi abbiamo votato contro con sofferenza. Nel suo intervento, consigliere Scicchieri, ha detto un'altra cosa. Qui ci sono due situazioni, due conflittualità che rischiano di farsi del male, che è quella un'opportunità turistica e quella della cantieristica. Se non si mette ordine alla seconda per poi procedere alla prima, non si va da nessuna parte. Conferma questa... Confermo, il rischio è proprio questo. Poi, tra l'altro... gli operatori delle attività cantieristiche rappresentati dall'avvocato hanno fatto delle osservazioni e hanno argomentato in maniera diciamo più velata che hanno e rappresentano un legittimo interesse che rischia di vedere compromesso. Dall'altro, il porto e la società Marina di Gaeta, che propone il progetto del porto turistico, dice in maniera esplicita che se l'iter si ferma chiederà ingenti danni, dal momento che sono 20 anni che ha messo in piedi quest'iter e che non trova soluzione. Peraltro noi siamo caduti come amministrazione in questo cul-de-sac. Noi dobbiamo risolvere il problema, non soltanto affrontarlo e fare passetti in avanti. Noi dobbiamo risolvere, perché sono due esigenze legittime e purtroppo allo Stato contrastanti. Dobbiamo invece prevedere dal punto di vista politico e in maniera il più possibile veloce, immediata, come individuare una soluzione alternativa per i cantieri che non fanno parte del nuovo assetto di riqualificazione dell'area. Consigliere Damante, il Consiglio si era iniziato con questa mozione che lei assieme ai consiglieri Scinicariello e Mitrano avevano presentato da illo tempore per quanto riguarda la futura ipotetica acquisizione al patrimonio del Comune del piazzale della stazione, oggetto di una delicatissima inchiesta penale. L'ordine del giorno, la mozione poi è stata stravolta, è stata un po' modificata, ma comunque alla fine l'ossatura è rimasta, quella di dare mandato eventualmente ad un dirigente del settore tecnico che non sia naturalmente indagato, appunto di avviare la procedura. Contento che questa iniziativa sia avvenuta in Consiglio Comunale? Beh, siamo soddisfatti che sia stata portata in Consiglio Comunale. Come ho detto anche nell'intervento, insomma, non sono le parole molto probabilmente... possono essere anche cambiate, ma la sostanza della mozione è rimasta inalterata, perché noi diamo mandato al dirigente per vedere se
ci sono le occasioni per poter fare degli atti che possono portare al patrimonio comunale il piazzale ed anche la palazzina. Insomma, io, se noi dovevamo rimanere ancora su una posizione di contrapposizione, molto probabilmente noi avremmo votato la nostra mozione, loro avrebbero votato contro. Oggi loro, la maggioranza si è presa un impegno insieme a noi, quella di dare mandato al dirigente, che non deve essere il dirigente che fino adesso si è occupata di queste situazioni, di verificare e di mandare avanti tutti gli atti che possono portare alla requisizione di questo importante pezzo di territorio della città. Consigliere Damante, la maggioranza negli interventi dei vari esponenti era per certi versi anche quasi contenta dell'approvazione di questa mozione, però lei ha detto una cosa: se non avessimo mediato, trovato un punto in comune, probabilmente oggi la mozione non sarebbe stata mai approvata all'unanimità. Certo, sicuramente non sarebbe stata approvata all'unanimità. Io l'ho detto anche nell'intervento, io non vedo sostanzialmente grandi cambiamenti rispetto alla mozione. L'importante è che sia andata in Consiglio Comunale e che la maggioranza abbia preso di buono quello che noi dicevamo, cioè la fine deliberativa della mozione era quella praticamente di impegnare l'amministrazione attiva a iniziare a prendere dei provvedimenti. Certo, l'iter giudiziario ha tutta un'altra cosa e a noi in questo momento qui non ci interessa, ma politicamente ci interessava e loro politicamente hanno preso un impegno. Per 2 anni sono stati in silenzio in campagna elettorale, anche se sfruguliati, non hanno mai parlato, non hanno mai risposto a nulla, e lei si ricorda benissimo gli interventi che abbiamo fatto quando abbiamo fatto in piazza Capodanno l'incontro con tutti i candidati a sindaco. Oggi è la prima occasione in cui in un'aula consigliare si è parlato di una cosa. Abbiamo dovuto mediare, certo, che noi abbiamo tolto alcune cose che riguardavano il fatto giudiziario, lo possiamo pure togliere, perché non è che è importante ai fini della mozione, tanto quello sta là, ne hanno parlato i giornali, tutto, e noi non è che lo togliamo perché non siamo d'accordo. In questo momento qua ci interessava un'altra cosa, abbiamo ottenuto un risultato, piccolo o grande, abbiamo ottenuto un risultato. Oggi però dobbiamo vedere e vedremo come si comporterà il dirigente, perché noi siamo qui anche a fare una funzione di controllo, non a sindacare quello che fa, ma a valutare come gestisce l'operazione e come valuta le carte che in questo momento sono sul campo.